offerte dalla televisione, sexy top offerte dai Bimani 18, sei questo. No, adesso preciso. Queste piazze, guardiamo quando l'occasione, questo ciclo di ore, insomma, cominciano a essere un po' tantine, che continuano il suo record di 24 ore. Abbiamo qui vicino il nostro amico Fabrizio, Fabrizio Geni, di giorno anche qui al disco Falerone, Piano Falerone, dove vogliamo chiedergli qualche cosa. Vogliamo chiedere qualche cosa anche tu, Stefano, là sopra? Lo cucino dopo. Lo cucini dopo, allora lo cucino adesso. Va benissimo, allora. Mi raccomando, sempre ben sintonizzati, siete sintonizzati sulle frequenze giuste per questo record delle 24 ore. Andremo avanti fino a domattina alle 8 e credo e almeno spero che saremo inseriti anche noi in questo Guinness dei primati, dove sarà inserito il nostro amico Stefano, se riuscirà. Riuscirà, Fabrizio, tu cosa ne dici? Ma io penso che fra poco lui lascerà perdere. Hai pinza che... Perché lo vedo con gli occhi arrossati e... Qui è stato confusionale. Si è rifugiato su Baglioni, già, vedi, l'ha messa già sul calmo, capisci? Direi che stiamo attraversando un momento di, diciamo, di questo Guinness, anche perché siamo guarda, stamattina dalle 8 che siamo qui anche 6:45. Noi, sia io che Fabrizio, io per la scelta musicale, Fabrizio per la parte tecnica, per cosa, tutto ciò che riguarda la messa in onda, diciamo, di queste trasmissioni. Voglio chiedere una cosa, Fabrizio, quale sarà la musica di questa sera, visto anche che avremo tanta gente e molta gente vorrà anche ballare in pista insieme alla tua musica e la musica anche ci verrà proposta dal nostro amico Stefano Pastori. Questa sera facciamo una cosa tutta particolare, perché ritorniamo un po' indietro. Andiamo nei gloriosi anni 80, quando la discoteca un po' lì, per quel che riguarda il periodo, diciamo, di musica, la migliore musica da discoteca, chiaramente musica funky, quello che soul funky è la musica, diciamo, migliore per ciò che riguarda la musica da ballare. Oggi abbiamo nettamente un genere diverso di musica, siamo abituati adesso all'ultimo genere arrivato, la musica house è quella che sta prendendo piede veramente nelle discoteche, ma è da parecchio tempo che sta funzionando comunque questa musica, la musica house. Ma se questa musica house, veramente a me una ragazza è venuta in cabina e mi ha detto: ma che cos'è questa musica house? È una musica che si sente a casa. E allora io sono rimasto allibito, per questo dico: allora stasera cambiamo, facciamo un... l'house non la mettiamo sicuramente, perché io penso forse non tutti sanno che cos'è questa musica house, forse tu lo puoi spiegare. Allora, analizziamo questo fenomeno della musica house. Tu che ti chiami house, ce lo puoi spiegare, vero Stefano? House! Come house? Con la A, house. Adesso ce lo facciamo spiegare un attimo, perché anch'io ho le idee confuse su questa musica house. Va bene, allora, a parte gli scherzi, devo salutare per prima cosa il nostro amico Franco e la nostra Claudia, che sono finalmente arrivati a darci una mano qui anche a noi. Devo spiegare una cosa. La musica house significa una cosa sola, musica fatta in casa, fatta con poche cose, con pochi strumenti. Una base musicale che è quella che viene usata, che è la musica di James Brown, e sopra le campionature dei vari dischi che si conoscono, i dischi che più funzionano magari o hanno funzionato negli anni passati. Questa è la vera musica house. Sicuro mettiamo la musica, ogni tanto facciamo pam pam te vai, pam pam pam, baila chico, baila chico, baila chico, baila chico, baila chico. C'è anche la campionatura di Paperino, il qua qua famoso, che da qualche tempo si sente parecchio da qualche parte. Approfitto anche per salutare Fabio Castori. Quanti anni sono che lavori qui, Fabrizio? 12. Sono 12 anni che lui lavora qui, per cui più esperto di lui di musica io credo che non ce ne siano in giro in tutta Italia. Volevo dire, ma trovi tempo libero per te stesso durante l'arco della settimana per dedicarti alle tue opere o cos'altro, visto che il tuo lavoro... Posso parlare? No, io approfitto anche di questo record, perché io facendo la notte... spero di trovare qualche anima gemella, perché sennò a casa mi cacciano, che dice 33 anni. No, comunque volevo precisare una cosa, perché qua qualcuno ha detto che è solo musica anni 70, no, questa sera facciamo
facciamo un mixage fra musica anni 70, quella musica bella, e anche naturalmente roba nuova, ma la roba migliore. Top. Cercheremo di non mettere la solita canzonetta, eh? Cioè ritorniamo alla discoteca come veramente. Ricordandovi questa simpatica intervista è stata offerta. Era ora. Stavamo aspettando. Finalmente è arrivato. Fumo di Londra. Fumo di Londra. Fumo di Londra. Intimo, calzetteria, cravatteria, bijou e tutti gli accessori che fanno moda. Attenzione, Fumo di Londra ti regala la personalissima credit card e il suo poster. Fumo di Londra, Largo San Giuliano Fermo. Fumo di Londra, la moda nei particolari. Paolo. Allora che ne pensi di Stefano di questo record del 24 anni? È un po' male. Ah, questo ce lo sappiamo. Nessuno si chiuderebbe dentro una cabina lì per 24 ore. Senti, ma che musica gli stai mettendo adesso? In sottofondo ho messo un po' di Mimmo Locasciuto. Sì? Mimmo Locasciuto. Ah, Locasciuto. Carino. Rilassante però. Tu ti prepari alla grande serata. Io mi preparo perché c'è Pazzi in arrivo e dopo 19, Pappatoia. Perché ogni volta che pensavo a te si svegliava, saltava sul letto come un grillo, come un invasato, sai? Adesso io ti domando qualcosa. Senti, parlami di Stefano. Chi Stefano? Ma come? Adesso ho capito. No, Stefano, qui si scherza. È la persona per cui tu stanotte non hai dormito. Quanti caffè hai preso? Non guardate, se no lui dopo diventa tipo. Ti piace Stefano? Quant'anni ha? Faccio io. Pochi. Quant'anni hai Stefano? Pochi. Pochi. Allora niente. Come niente che cosa? Troppo giovane. Cioè tu che intendi per niente? C'è un po' di più, allora? No. Sei imbarazzata ragazzi. Iniziamo. C'è tutti i riflettori, hai messo la telecamera, i dischi che metti, ti piace? Sì, non mi è piaciuto l'ultimo, quello di adesso. Questo non ti piace? Mimmo Locasciuto, ci sei un po'. Lucio Battisti me l'avrebbe messo. Ah, Lucio Battisti è contento solo, solo per qualche istante faccio i salti mortali. Sì, basta, adesso tu hai parlato abbastanza. Dimmi. Sicuro? C'è bastonato in arrivo per me. Alfonsina Non è anche il cognome del telefono? Io lo conosco. È amica. Sta iniziando. È una mia amica. Ah, una mia amica della tua amica. Chi è l'amica tua? Io voglio sapere il nome dell'amica tua. Certo, senz'altro il disco Valeria e i vostri weekend presenti. Antonello si nasconde sempre, non si fa mai intervistare. Non si fa mai intervistare, ma io so che arrivare domani mattina alle 8 ci riusciremo, probabilmente. Intanto la discoteca si sta riempendo sempre di più, c'è sempre più gente. Vedo anche che in giro che c'è della gente, dei ragazzi e delle ragazze che erano già presenti questa mattina qui con noi a tenerci compagnia. E poi tra l'altro chiederemo poi più avanti insieme all'amico Fabrizio. Chiederemo dei pareri o dei consigli, o se tra l'altro si stanno anche divertendo ascoltando questa musica, questa serata pomeriggio particolare. Io per l'altro vi saluto, rimando la linea a Stefano Castori con la musica e con la sua voce.
tutti noi, chiamo lì cimentare, che oggi la danza di fotografia. Poi c'è la nostra Anna, che è stata al fianco con noi, prese in telecamera vicino alla cabina. Lei Mariano, Antonella adesso gli consegna immediatamente di venire a rimanere insieme a noi per fare la foto finale di gruppo. Se ci siamo dimenticati qualcuno, beh, perdonateci. Poi tutto d'un tratto arriva House, che sistema una bella selezione di Filadelfia. Bruno, vai in pista insieme a Mariano, vai in mezzo, adesso vediamo tutti per fare una foto. Round, verso le 7.30 di sera, 19.30, abbiamo detto tutti i colori. Qualcosa di speciale. Come di sexy. Sexy, sexy. Sexy. Basso la luce. Voleva dire qualcosa, Impregato, dimmi. Grazie veramente di cuore a Tania che mi ha dato, un'atmosfera molto grande, grazie veramente e buona fortuna per la tua lunga carriera, sappiamo che prossimamente uscirà un tuo 45 su Ricordi e lo diciamo già al nostro pubblico. Grazie a te, grazie a Paolo e a tutti quelli che hanno applaudito e che vi applaudiranno adesso la nostra campagna di Otto Incontri. Farvi ascoltare, purtroppo molti elementi sono venuti a mancare all'ultimo momento, quindi non abbiamo potuto interpretare il nostro pezzo da vivo. Mentre il nostro caro Fabrizio mi presenta, questa è la nostra lacca del disco che uscirà, però sì, è quel chiacchierone che sta lì alle scale, ha fatto sempre delle grandi chiacchierate, si è portato anche dietro la testata, lui è la sua produzione del disco. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno dato la mano, se mi sono dimenticato di qualcuno, non mi posso dimenticare.